Ignazio Moser e Cecilia, parla l'amica Antonella Fiordelisi. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP, le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi. Antonella Fiordelisi, durante l'intervista per Isa e Kia, ha rilasciato qualche rivelazione su Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP. La coppia che si è creata nel reality sta creando non poco scalpore in tutta Italia. Ormai tutti sanno cosa sta accadendo tra i due, soprattutto dopo che Cecilia ha lasciato Francesco Monte in diretta. L'argentina e il ciclista sono duramente criticati dalla maggior parte del pubblico. Attualmente si trovano anche a scontrarsi al televoto. Antonella è una telespettatrice del reality. Infatti, l'ex tentatrice segue molto le vicende legate al GF VIP. La Fiordelisi è molto amica di Ignazio Moser. E lei stessa ad ammetterlo durante l'intervista. A questo punto è sembrato scontato chiederle cosa pensa della storia d'amore nata tra Ignazio e Cecilia. Antonella conosce molto bene il Moser, ma non sa dire con certezza se tra lui e la Rodriguez durerà oppure no. Ovviamente tra loro c'è qualcosa, ammette la stessa Fiordelisi. Antonella Fiordelisi dice la sua sull'amico Ignazio Moser e sulla sua storia con Cecilia Rodriguez. Antonella non può fare a meno di appoggiare Ignazio. Infatti, sappiamo che la Fiordelisi e il Moser si conoscono da molto tempo. I due fanno parte del mondo dello sport ed è proprio questo il fattore che hanno in comune. Sì, conosco molto bene Ignazio perché stiamo nella stessa agenzia, la Golden Sabre, e posso dire che è un ragazzo molto simpatico e giocherellone. Questo è ciò che Antonella pensa del Moser. Sicuramente la Fiordelisi ha un buon pensiero sul concorrente, che attualmente si trova al televoto. Il suo rapporto con Cecilia non sono ancora riuscita ad inquadrarlo. Credo che siano entrambi molto presi l'uno dell'altra e ciò è evidente, ma se durerà o meno ce lo dirà solo il tempo e... Antonella non riesce a comprendere bene quale tipo di rapporto si sia creato tra Ignazio e Cecilia. Ma soprattutto, la Fiordelisi non può prevedere cosa accadrà tra loro. Antonella Fiordelisi ha Uomini e Donne, breve esperienza dell'ex tentatrice. Ad Antonella Fiordelisi a Uomini e Donne non è andata molto bene. Infatti, l'ex tentatrice non ha preso parte neanche alla scelta di Mattia Marciano. La giovane era sicura del fatto che l'ormai ex tronista sarebbe uscito dal programma con Vittoria De Ganello.